È attesa per le prossime ore la firma dell'ordinanza ex articolo 191 da parte del commissario del Libero Consorzio di Agrigento per aumentare di ulteriori 14.000 metri cubi la capienza del sovvallo nella discarica di Sciacca. Solo dopo tale provvedimento, che riguarderà tutti i comuni del lato Agrigento Ovest, potrà essere riaperto l'impianto di Contrada Saraceno-Salinella. Ha dunque sortito l'effetto sperato la riunione di ieri a Palermo sull'emergenza rifiuti, cui ha partecipato il sindaco di Sciacca Francesca Valenti. A seguito della riunione del tavolo tecnico, è emersa la necessità che il commissario del Libero Consorzio provveda intanto con un'ordinanza ex articolo 191. Lo stesso commissario ha inviato una nota rassegnando la sua disponibilità e tutto questo verrà fatto adesso, immediatamente. Io ho appena sentito nuovamente il Dipartimento regionale di Palermo Acque e Rifiuti e mi hanno confermato che già stamattina la nota al Libero Consorzio verrà mandata, è stata mandata, quindi aspettiamo nelle prossime ore che ci sia l'emanazione di quest'ordinanza. Come è noto, questa soluzione dovrebbe consentire di affrontare i mesi estivi senza problemi, precisamente fino a settembre, insomma, i cosiddetti mesi caldi dell'anno, mesi in cui a Sciacca aumenta la popolazione e con essa la produzione di rifiuti. Abbiamo chiesto tranquillità per tutta l'estate, questa era una premessa perché non ci possiamo ritrovare in piena estate con un problema a rifiuti. Io la prima cosa che ho detto, voi tenete conto che i nostri rifiuti aumenteranno e aumenteranno anche sensibilmente, quindi non soltanto dobbiamo affrontare adesso il problema che abbiamo adesso, ma dobbiamo comunque immaginare che il comune di Sciacca avrà necessità di conferire un quantitativo di rifiuti maggiore rispetto a quello che fa adesso. Quindi tutto questo si è tenuto conto e adesso io la cosa che spero è che ovviamente tutto venga definito nelle prossime ore per evitare che ci possa essere una soluzione di continuità e quindi che possa esserci qualche giorno di non coperto. Questo è in questo momento la preoccupazione, ma tutto è stato attivato, quindi ci auguriamo che possa essere definito veramente nelle prossime ore. Sono in continuo contatto, ripeto, sono in continuo contatto con il Dipartimento proprio perché è questo il mio timore, quindi considerato che tutti quanti hanno rassegnato la loro disponibilità, mi auguro che tutto venga definito in tempi utili per evitare che ci possa essere un blocco, se anche di un giorno, se anche di 2 giorni, noi dobbiamo provare ad evitare che succeda. Tutto ciò nelle more della presentazione del progetto di ampliamento della discarica Saraceno-Salinella. Già entro il mese di giugno dovrà essere presentato questo progetto di una modifica sostanziale alla discarica e quindi poi l'ampliamento con una nuova vasca. Tutto perché dobbiamo, per quello che ci è stato rappresentato, spiegato anche tecnicamente, noi dovremmo avere una tranquillità che ci accompagnerà per anni a quel punto. Quindi, superato questo momento così di emergenza, poi dovremmo poter dire che almeno per un po' di anni il problema rifiuti e il problema legato alla discarica Saraceno-Salinella non dovrebbe più esserci.